Se Ernesto è pronto, partiamo con la prima batteria di domande in successione, ne facciamo però una dopo l'altra, che riguarda i settori trasparenza, social media e privacy. La prima domanda riguarda il conflitto tra la trasparenza e la privacy. La pubblicazione del conflitto tra trasparenza amministrativa e dematerializzazione con l'utilizzo del sito della scuola e legge sulla privacy, questo è il cappello introduttivo. La domanda: la pubblicazione sul sito del nome dei vari soggetti che operano a scuola, docenti, personale ATA, lede il loro diritto alla privacy? Abbiamo due livelli di risposta. Il primo, per tutte le tematiche relative alla riservatezza privacy e alla riservatezza e pubblicazione di contenuti, mi permetto di rimandarvi a due documenti particolarmente importanti. Adesso provo a recuperarli, anche perché così magari vi invitiamo e dimostriamo a Mentana che sono tre giorni che invade le televisioni generali per dirci che Twitter è lo strumento del demonio. Invece facciamo vedere come possiamo utilizzare anche per twittare cose importanti. Ci sono due provvedimenti del garante privacy importanti a cui vi rimando. Il primo è la deliberazione numero 88/2011, dedicato proprio ai profili di riservatezza che devo rispettare con riferimento alla pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni. L'altro è un documento che si chiama La privacy a scuola, che immagino voi lo conosciate già, è un documento relativo allo specifico contesto dell'amministrazione scolastica. Con riferimento poi alla domanda che è stata fatta, alla pubblicazione dei docenti e del personale, io vi devo dare due tipi di risposte. Allora, questa pubblicazione innanzitutto è lecita, ce lo dice l'articolo 19,3 del decreto legislativo 196 del 2003, cioè il codice privacy, perché l'articolo 19,3, perdonatemi, banalizzo, dice che il dipendente pubblico è di serie B per quanto riguarda, cittadino di serie B per quanto riguarda la privacy, perché perdonatemi, qua non ho mai sentito un sindacato che questa norma ha detto qualcosa, questa norma da dipendente ufficiale nessuno dice niente, e la norma testualmente prevede che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica, quindi anche pubblico dipendente, e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza, con l'unica eccezione dei motivi di salute, cioè io ho, come dire, diritto soltanto a che non vengano pubblicate le patologie per cui io non sono stato in servizio. Dopodiché ci sono alcuni di questi dati che devono essere obbligatori, penso all'organigramma e via discorrendo, in particolar modo articolo 16 del decreto 33 del 2013, che prevede una serie di informazioni proprio relative al personale. Quindi non c'è conflitto tra privacy del dipendente e trasparenza, perché il legislatore ha fatto una scelta, cioè che la trasparenza in questo caso prevale sulla riservatezza. Giusto o sbagliata che sia, è la scelta del legislatore. Riguardo alla trasparenza, alcune scuole pubblicano l'intero contratto di lavoro sul sito scolastico, altre solo l'individuazione. Cosa è più giusto fare per garantire la trasparenza dell'amministrazione e allo stesso tempo la privacy dei dipendenti? Dunque, come vi ho detto, in teoria l'articolo 19 del codice privacy dice che è possibile pubblicare, quindi non è illegittimo. Il tema è che non è obbligatorio, e cioè ai sensi del decreto 33 del 2013 è obbligatorio pubblicare gli incarichi conferiti all'articolo 18 e autorizzati dipendenti, le informazioni sulla contrattazione collettiva articolo 21, le informazioni sulla contrattazione 21,1, le informazioni sulla contrattazione integrativa 21,2. Ovviamente l'organigramma, ma non è obbligatorio pubblicare i contratti dei singoli, è facoltativo, non vietato. I docenti possono richiedere agli studenti l'indirizzo email per le comunicazioni didattiche? La segreteria della scuola può fornire queste informazioni ai docenti? Dunque, nel chiedere ovviamente se i soggetti che mi hanno fatto le domande vogliono delle, non dico ribattere, ma vogliono dei chiarimenti sulle risposte, dicevo al microfono,
anche per voi se volete interagire in modo che tutti possano sentire. La risposta a questa domanda è: i docenti possono chiedere un indirizzo mail? Sì, ma ovviamente questo deve avvenire nell'ambito di una operazione legittima dal punto di vista della privacy, e quindi ci deve essere un'informativa e un consenso prestato. E cioè quegli indirizzi devono essere forniti, ma l'informativa può essere una paginetta, no? In cui io chiedo un dato, in questo caso un indirizzo mail, chiedo perché, quali sono le finalità, quali sono il tipo di comunicazione che quell'indirizzo verranno inviati, quali sono i soggetti che possono venire in possesso di quel dato, di quell'informazione, e ottengo il consenso. Ovviamente, trattandosi di minori, dovrò ottenere il consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale sugli stessi, e quindi ai sensi della normativa privacy può prestare un valido consenso. Secondo il diritto di citazione, volevo aggiungere una cosa. Noi abbiamo fatto, CD Castellucci, abbiamo, rispetto alle email dei docenti, era la domanda, vero? Ah, degli studenti, allora niente, scusate. Nell'organigramma abbiamo dato la possibilità di comunicare con tutti i docenti fiduciari, non con i docenti quelli normali, diciamo, i docenti di classe. Se però un docente di classe vuole entrare in contatto con gli alunni, preferiamo consegnare un indirizzo email gov.it e far firmare a questo docente eventualmente una dichiarazione di responsabilità rispetto all'utilizzo di quell'indirizzo di posta elettronica in modo esclusivo per servizio. Questa domanda invece riguarda un ciclo di incontri che noi abbiamo fatto, abbiamo raccolto in quell'occasione, sul diritto d'autore nell'utilizzo di risorse web. E secondo il diritto di citazione è possibile citare solo estratti di un articolo pubblicato nel web e non licenziato a Creative Commons. Qui c'è un riferimento in un sito che fa un po' una raccolta delle leggi sul diritto d'autore. Ecco, in questo sito si sostiene che chiedere l'autorizzazione alla pubblicazione integrale è inutile. Perché? Allora, facciamo una premessa. Il diritto di citazione è riconosciuto dall'articolo 70 della legge del diritto d'autore, che è la legge 633 del 1941. Come sempre, per far lavorare evidentemente gli avvocati, quindi per volontà del legislatore, non abbiamo una precisione di quali siano i limiti a questo diritto di citazione. Invece in Francia, ad esempio, c'è un limite, sono 1500 battute. Da noi non esiste, deve essere valutato sulla base di quelle che sono le esigenze della citazione. Posso provare a darvi una serie di parametri per cercare di capire se la citazione può essere considerata o meno legittima, così come sono stati definiti dalla giurisprudenza, preso dei passaggi da alcune sentenze. La citazione deve essere breve, dice la giurisprudenza, sia in rapporto all'opera da cui è estratta, sia in rapporto al nuovo documento in cui si inserisce. Cioè devo citare, ma insomma questo ce lo insegnano quando abbiamo fatto le tesi, nel mio caso è avvenuto così prima ancora della legge sul diritto d'autore. La seconda, è necessario citare il nome dell'autore, il copyright, il nome dell'opera da cui è estratta, per rispettare i diritti morali dell'autore. La citazione non deve far concorrenza all'opera originale, questo è il pezzo. Ecco perché io sulle riproduzioni integrali sono molto scettico, soprattutto sul web. Perché non solo se il mio sito è meglio indicizzato di quello originario di pubblicazione, tendenzialmente può depotenziare la pubblicazione originale, ma addirittura Roberto, che è il guru del posizionamento sui motori di ricerca, sa anche che è una prassi che non è ben digerita dai motori di ricerca. Se io vado a fare la riproduzione integrale di un contenuto, Google potrebbe inquietarsi e quindi penalizzare tanto il mio sito, che sono andato a fare questa operazione, tanto quello originario. Quindi diciamo che andiamo a creare un disvalore sotto un duplice profilo, tanto di diritto d'autore, tanto di posizionamento sui motori di ricerca. Quindi la giurisprudenza poi ha elaborato un altro criterio che mi piace citarvi, anche perché qui ci sono molti docenti. La citazione inoltre deve spingere il lettore a rapportarsi con l'opera originale, quindi non deve sostituire, mi piace questa idea, cioè deve farmi venire la curiosità di, se io invece riproduco tutto, io non ho la possibilità di riprodurre. Quindi credo che queste regole, per voi che siete docenti di scuola, siano più che sufficienti, che non avrete bisogno di nessun giudice o di contenzioso.